Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Avete presente la controversa decisione del fotogramma giusto che ha invalidato gol regolari a Kean e Vlahovic? Ci sono importanti aggiornamenti riguardo a questa vicenda. Guardate il video per intero per scoprire tutti i dettagli, ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Arsène Wenger, la figura leggendaria dell'ex tecnico dell'Arsenal, attualmente impegnato nel coordinare lo sviluppo internazionale del calcio per la FIFA, ha presentato un concetto innovativo che sta suscitando un dibattito in tutto il mondo del calcio. Esploriamo come questa proposta potrebbe rivoluzionare ogni partita, potenzialmente ridefinendo il futuro del calcio. Arsène Wenger ha avanzato una proposta di modifica della regola del fuorigioco, che ha ottenuto il sostegno di figure di spicco come il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Attualmente, l'International Football Association Board, IFAB, sta testando questa nuova interpretazione, la quale considera un giocatore in posizione di fuorigioco soltanto se si trova completamente davanti all'ultimo difensore. Questo potrebbe portare all'eliminazione degli offside millimetrici, fonte frequente di controversie. Attualmente in fase di sperimentazione nei tornei giovanili, questa proposta mira a semplificare l'applicazione della regola del fuorigioco e a promuovere un gioco più orientato all'attacco. Il dibattito si è acuito con l'introduzione di tecnologie come il VAR, che, migliorando la precisione nelle situazioni di fuorigioco marginale, ha sollevato interrogativi sull'efficacia della regola attuale e sulla sua potenziale interpretazione arbitraria. Con queste sperimentazioni, il calcio si sta spingendo verso la prospettiva di un gioco più fluido e meno frammentato. Wenger e Infantino potrebbero trovarsi in prima linea per guidare una nuova era calcistica, in cui la creatività e l'attacco sono valorizzati, promettendo partite più coinvolgenti per calciatori e tifosi. Credi che la proposta di Wenger possa contribuire a eliminare controversie arbitrali come la questione del fotogramma giusto? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Ciao.